Siamo con il capitano Kirk qui al Romix. James Tiberius Kirk per la precisione. Al Romix 2014. Attenzione, potrebbe partire. Ha ragione, no, ma è messo su stordimento. Capitano potrebbe. Aspetti, lo metti. Sì, è meglio, guarda. Un po' stordito, dimmi. Fatto. Ecco qua, quindi Sicilia. Possiamo rivedere questa manovra. Meccanismo? Eccolo qua. Così è distruzione. Così è stordimento. L'arma. In alcuni casi. Pistola laser? Sì, esatto. Questo è il simbolo della. Il simbolo, qui c'è il comunicatore. Kirk Enterprise. Mi porti su, Scotty. I cellulari di una volta, no? Negli anni 70, questi. Il famoso che poi lo start hack della Motorola si rifà al comunicatore di 40 anni fa. Brava fantascienza. E invece è attualissimo. Il teletrasporto, quello forse aspetteremo qualche migliaia d'anni. Forse. Non si farà mai. Si farà mai, chissà. Questo è il famoso tricorder che analizza praticamente. Sì, l'osservazione delle persone che è dell'ambiente che è costante. Dottor McCoy, giusto? C'è un McCoy, adesso lo chiamo, un attimino di pazienza. Dottor McCoy sta. Bons. Ecco il dottor McCoy. Sta spiegando la funzione, che è quello di esaminare. L'esaminazione del paziente, se sta male o meno, ci dice se sta per morire o meno. È un bonzo con un accento un po' romano, comunque. Sì, infatti. Sta mangiando un vulcaniano, cosa mangia? Ufficiale scientifico, tutta roba verde. Lui c'ha il sangue verde, non so se la corrente. Sì, sì. Venga. Metà verde, metà umano, no? Metà. I vulcaniani cosa sta mangiando? Si giri verso. I vulcaniani cosa mangiano? Questa domanda che lei mi sta facendo è illogica. Giustamente. Ma mangiano comunque i vulcaniani? Ogni tanto. Bene, che ci dice qui Romix, come sta procedendo? Beh, speriamo bene. Tutto bene. Abbastanza, e speriamo che proceda tutto bene, insomma. L'Enterprise è sotto controllo, sì. Okay. Sì, il meccanico si sta dando da fare, insomma, va tutto bene, insomma. Benissimo, grazie. Lunga vita e prosperità. Ho capito. Bene, grazie. Buona giornata. Buon lavoro. Buona giornata.